Hola a tutti, io sono Claudia e benvenuti in questo nuovo video. Una settimana fa all'incirca ho fatto, come al mio solito, una stories su Instagram dove vi chiedevo se preferivate un video sui cosmetici top del mese oppure sulla collezione che ho di Yankee Candle. Ha vinto veramente di molto la collezione delle Yankee Candle. Mi raccomando, prima di cominciare con il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina qui sotto così non vi perderete più nessun mio video e seguitemi sul mio Instagram. Così se vi va. Allora, innanzitutto premetto che per me avere la collezione di candele non vuol dire lasciarle lì sulla mensola e non accenderle mai. A me piace usarle, piace accenderle, quindi non è che faccio proprio una grossissima collezione, eccetto per una candela che è appunto questa qui, ovvero Chocolate Egg. Di questa qui ne ho prese due, perché con il fatto che sono allergica al nickel, sembrerà assurdo, però ogni volta che mangio qualcosa di dolce, siccome le cose che posso mangiare sono molto limitate, quando ho quella voglia proprio di cioccolato, allora accendo una candela di queste qui e vi posso assicurare che con tutte le candele che ho provato fino adesso è quella che il profumo è più persistente. Anche quando la spengiamo il profumo rimane, ma non è che 10 minuti e va via, rimane veramente per qualche ora e basta veramente poco, anche se l'accendo solo per mezz'ora, 40 minuti, perfetto, lascio la casa con un odore di cioccolato che sembra che ho sfornato per tutto il giorno torta al cioccolato. Vi mostro prima tutte quante le candele che ho e poi vi spiego appunto delle considerazioni che stavo facendo in questi giorni per quanto riguarda il prezzo, quale conviene comprare rispetto ad un'altra. Allora, in giarra grande, come appunto vi ho fatto vedere, ho questa qui, uova di cioccolato, poi ho Raspberry Sorbet, che è molto fruttata, fondamentalmente mi piacciono molto fruttate e dolci, quindi adesso lo vedrete, sono tutte così. Poi ho Red Raspberry, che è una delle mie preferite, Mango Peach Salsa, che è veramente buonissima anche questa, cioè è veramente difficile trovarne una che non mi piace, perché anche quelle che non prediligo sono comunque buone. Poi sempre in giarra grande ho Mulberry e Fig Delight, che sarebbe more e fighi, buonissima anche questa. E adesso procediamo alle candele in giarra media, che ne ho solamente una. Vanilla Cupcake, anche questa è molto molto dolce e non è tra le mie preferite, però piaceva appunto questa molto al mio fidanzato. Mi stavo dimenticando di dirvi che Uova di Cioccolato è un'edizione limitata che è uscita appunto a Pasqua dello scorso anno. No, a Pasqua di quest'anno, scusate. Poi procediamo con le candele in giarra piccola ed ho Passion Fruit Martini, che è una delle mie preferite, infatti come potrete vedere è quasi finita, ma siccome appunto è una delle mie preferite ne ho un'altra nuova, ve la faccio vedere dopo perché l'ho messa in un accessorio che dopo vi parlerò di tutti quanti gli accessori. Poi ho Cherry Blossom, che è un'altra delle mie preferite, infatti anche di questa ne ho due e questa è quasi finita. E poi procediamo a delle edizioni limitate di questa estate. Sweet Honeycomb, non so se l'ho pronunciato bene. Comunque l'odore non è proprio di miele molto forte. Io ad esempio non amo il miele, anzi non mi piace per niente. L'unico modo in cui mangio il miele è sui formaggi. E devo dire che non ha quell'odore disgustoso del miele, cioè disgustoso per me, ovviamente poi magari a voi fa impazzire, sono soggettivi i gusti appunto, però quella candela mi piace molto, infatti l'ho presa anche in versione ancora più piccola. Poi ho in giarra sempre piccola, che è sempre un'altra edizione limitata di questa estate, Garden Picnic. Allora, questa è una delle poche candele che non ha un odore dolce, anzi ha un odore molto... sì, fresco, molto che ricorda appunto come se stessimo a fare un picnic, quell'odore di prato, di fiori. Mi ricorda un po' quell'odore, diciamo, giusto per descrivervi un po' l'odore, anche se è un po' impossibile, ma io ci provo. Poi ho Calamansi Cocktail, che è un'altra edizione limitata di questa estate. Ha un odore molto particolare, anche questa non è molto fruttata come candela. Calamansi, onestamente non so che cosa sia.
faccio una ricerca al volo. Sostanzialmente sono appena andata a cercare su Google e... Ah no, no, aspettate, chiediamolo ad Alexa. Alexa, che cos'è il calamansi? Cioè, raga, funziona sempre quando non la chiamo. Cioè, si accende 800.000 volte al giorno e poi quando la chiami non funziona mai. Bene. Riproviamo. Alexa, che cos'è il calamansi? Niente. Alexa, che cos'è il calamansi? Ve lo giuro, ieri stavo guardando un video su YouTube dove c'era Alexa che veniva chiamata 800 volte nel video e la mia di Alexa si accendeva sempre. Adesso che la sto chiamando io non si accende mai. Riproviamo per l'ultima volta. Alexa! Mi dispiace, in questo momento non riesco a capire. Riprova più tardi. Alexa! Mi dispiace, in questo momento non riesco a capire. Riprova più tardi. Alexa, mi dispiace, in questo momento non riesco a capire. Riprova più tardi. Alexa, che cos'è il calamansi? Marco Calamansi è un imprenditore. Alexa, il calamansi è un frutto? Non ne sono sicura, ma se ti va di provare qualcosa di nuovo, ho una skin che si chiama Lupo Mangia Frutta e potrebbe interessarti. Vuoi provarla? No, andrò direttamente su Google e ve lo leggo. Facciamo prima perché oggi Alexa ha deciso di non collaborare. Collabora con i video degli altri, ma con il mio no. Allora ragazzi, il calamansi o Filippine Lime, chiamato anche calamansi o Golden Lime, è una varietà molto vigorosa che produce alte quantità di frutti. In qualsiasi momento dell'anno infatti si possono trovare abbondanti fruttificazioni sulle piante. Il frutto del calamansi è di piccole dimensioni, rotondo, vi metterò una foto qui sopra, e il suo particolare sapore è un incrociarsi di amaro e agro, appunto, però prima ve lo dicevo che non è un odore molto dolce. Utilizzato moltissimo nelle Filippine, dove è ormai tradizione berlo spremuto nell'acqua per combattere mal di gola e raffreddore, e non solo. Quindi... questo calamansi fa anche bene, tra l'altro. I filippini condiscono piatti a base di pesce e di carne con questo frutto. In pratica è utilizzato esattamente come il limone. Quindi è semplicemente un agrume. Fa parte, credo, degli agrumi perché viene utilizzato come un limone. Cioè, non lo so, io automaticamente gli ho fibbiato questa cosa dell'agrume. Però assomiglia appunto al limone. Procediamo perché questo video se no durerà veramente un'eternità. Allora, quindi abbiamo visto le candele in giarra grande, in giarra media e in giarra piccola. Adesso vi faccio vedere anche altre tipologie di candele che ci sono. Ci sono appunto le sampler. Le sampler hanno bisogno di un portacandele e ce ne sono veramente di tantissimi tipi. Io attualmente ho questo qui. Vi dico, prima di farvi vedere tutte quante le sampler, che per quanto riguarda il contenitore, se lo dovete prendere, prendetelo più stretto possibile, perché quando lo prendete più largo, perché ce ne sono anche di vari colori molto carini, ne avevo uno, però veramente la candela quando si scioglie poi rimane tutta quanta lì. O la accendiamo comunque e la facciamo consumare tutta in una volta e diciamo che perdiamo poca cera, altrimenti se la accendiamo più volte, non vi dico la metà, però un buon 20% della candela rimane dentro e è un peccato onestamente. Allora, io delle sampler ho Cherry Blossom, appunto, perché è tra le mie preferite, come vi ho detto prima, se non l'avevate capito. Poi, come vi dicevo, Sweet Honeycomb. Poi ho Afternoon Escape, che gli si avvicina molto come sapore, sì, come sapore, come odore. Garden Picnic, questa però è più forte, ha un odore molto pungente, sembra quasi come il bagnoschiuma degli uomini che hanno quell'odore pungente, non so come spiegarvi, comunque a me ricorda quello, il bagnoschiuma da uomo, buonissima veramente. Poi l'ho presa anche in versione piccolina perché mi piaceva molto questa benedetta calamansi cocktail. E poi ho Wedding Day, che il profumo onestamente mi ricorda molto l'odore di bucato, di panni puliti. E sono finite qui tutte quante le mie candele. Sul sito della Yankee Candle però, come candele troviamo anche le Tea Light, che sono semplicemente, faccio vedere, queste qui, però profumate. Le Tea Light le possiamo utilizzare semplicemente come candele da mettere, che lo so, sul tavolo quando facciamo una cenetta romantica, oppure si usano su questo cosino qui che
effettivamente non so come si chiama. Allora, questo vogliamo chiamarlo, no, scaldacera, scaldacandela, queste tarte che vanno messe qui dentro, e sotto, accendendo la candela, piano piano questa tarte si scioglie e emana tutto quanto un buonissimo profumo per tutta quanta la casa. C'è da dire una cosa però, che queste tarte, che adesso vi faccio vedere anche queste in che profumazioni ho, madonna buonissima, questa qui è intanto Red Raspberry, appunto una delle mie preferite, queste tarte andranno sostituite con una candela, diciamo, non candela, un'altra tarte un po' più grande, che invece di chiamarsi tarte si chiamerà cera da fondere. Vi metto una foto qui sopra. Mi stava dicendo appunto una ragazza dove io vado a comprare sempre le candele, che le faranno in pochissime profumazioni e toglieranno dal commercio le tarte, anzi già l'hanno tolte, perché se andiamo sul sito delle Yankee Candle non le troviamo più. Lei allora che cosa mi ha consigliato di fare? Mi ha detto di prendere le sampler, di tagliare lo stoppino e mettere queste a posto delle tarte. Io ancora ho qualche tarte, perché appunto l'hanno tolte da poco dal commercio, quindi ancora nei negozi si trovano delle rimanenze. Io come tarte ho Red Raspberry, come vi facevo vedere prima, Cherry Blossom, che è un'altra delle mie preferite, poi ho di nuovo More Fighi, ve lo dico in italiano perché in inglese veramente ho una pronuncia pessima e non lo so pronunciare Fighi. Poi ho Clean Cotton, buonissimo, veramente buono buono buono, mi ricorda molto, sì, l'odore del bucato, però mi ricorda molto l'estate quando si torna dal mare e si lavano, io perlomeno quando ero più piccola, quando ancora non avevo problemi di dermatiti e cose varie, lavavo sempre i costumi con il sapone Marsiglia a mano, ecco, il Clean Cotton mi ricorda la saponetta Marsiglia. Poi ho Rainbow Cookie, Lemon Lavender, cioè veramente tutte buone. Poi ho Midsummer's Night, che l'odore non è niente di particolare, l'ho presa semplicemente perché mi piaceva il colore. Poi ho Black Cherry e Pink Sands, che anche questa devo dire che non ha un odore particolare, però anche questa molto genericamente ha un odore del classico pulito, anche questa. Allora, per quanto riguarda appunto questo scaldacandele, così se lo vogliamo chiamare, non mi ricordo il nome, sotto io come candele ho preso le Tea Light semplici in odore, perché non avrebbe senso andare a mettere una Tea Light profumata quando possiamo mettere una semplice candela e mettere sopra appunto una tarte o una sampler. Allora, potevo semplicemente prendere una candela dell'IKEA, infatti prima utilizzavo quelle, però effettivamente con le Tea Light della Yankee Candle, sì, è vero che costano il doppio, cioè IKEA con 3 euro esci con 50 candele, io l'ho pagate, se non mi ricordo male, 7 euro 25 candele, però c'è una differenza di durata veramente allucinante, cioè cambia veramente tanto rispetto a una candela che possiamo comprare dal cinese o da qualsiasi altra parte, quindi io vi consiglio di provarle. Poi come accessori abbiamo quello che vi volevo far vedere appunto prima, questo paralume che è veramente fantastico, c'è anche più grande e ci possono andare sia le giarre grandi che le giarre medie, mentre io ho preferito prenderlo per le giarre piccole, perché vi spiego che cosa fa. Oltre che un bel effetto decorativo e un bel gioco di luci, permette alla candela di sciogliersi in modo uniforme, ovvero fa di modo tale che la cera si scioglie tutta quanta e non buttiamo niente, come appunto vi dicevo prima delle sampler, che se andiamo a prendere un portacandela molto grande buttiamo una buona parte della candela. Con questo, nelle candele in giarra piccola non abbiamo questo problema, quindi oltre che fare un bel effetto di decorazione possiamo farne un buon utilizzo. Quindi tra gli accessori della giarra piccola troviamo appunto questo bellissimo paralume, che come vi dicevo troviamo anche per la candela grande e media. Poi abbiamo questi, li chiamano cappucci per giarre, io l'ho così e così, anche questi hanno diciamo lo stesso effetto del paralume, ecco perché io l'ho preso semplicemente per la giarra piccola, perché questi cappucci per le giarre piccole non li fanno, come vi dicevo hanno la funzione anche loro di far sciogliere la candela in modo uniforme.
uniforme e quindi di non sprecare niente. Oltre che se spengiamo la luce, danno un bellissimo effetto alla stanza. Prima di parlare di prezzi, appunto, vi voglio finire di parlare di tutti quanti gli accessori che ci sono per le candele. Oltre questi cappucci per giarra grande e giarra media, ci sono i portagiarre che li fanno sicuramente per le giarre grandi e le giarre medie, ma non mi ricordo se li fanno per le giarre piccole. Io non li ho da farveli vedere, ma vi metterò una foto qui sopra, perché la ragazza da cui io acquisto li aveva terminati al momento. Questi portagiarre non hanno nessun aspetto funzionale, ad esempio come i cappucci o il paralume che fanno sciogliere la cera in modo uniforme, hanno semplicemente una funzione estetica. Poi, come altri accessori, abbiamo lo smorzafiamma e il tagliastoppino. Entrambi hanno la stessa funzione: uno taglia lo stoppino e uno spegne la fiamma, ma tagliando lo stoppino automaticamente spegniamo la fiamma, cioè non avrebbe senso tagliare lo stoppino prima di accendere la candela. Io ho deciso di non comprarli perché per me non hanno senso, vi spiego il perché. Per quanto riguarda le giarre, una volta che le accendiamo, quando la vogliamo spengere, ci basterà semplicemente mettere il coperchio, quindi opprimendo l'aria la candela si spegnerà da sola. Diciamo che effettivamente non c'è bisogno del tagliastoppino o dello smorzafiamma, però se magari li vogliamo prendere solamente per una questione di estetica o perché magari facciamo una collezione. Mi sembra che per quanto riguarda gli accessori abbiamo finito. Adesso passiamo alle conclusioni che io ho fatto. Allora, le candele, parliamo delle giarre e delle sampler. Levo le Tea Light perché io personalmente non le acquisto, perché hanno comunque un costo più alto rispetto alle altre candele, e anche come estetica preferisco comunque prendere le giarre. La candela in giarra grande pesa 623 grammi e costa 29,90 euro. La candela in giarra media pesa 411 grammi e costa 24,90 euro. La candela in giarra piccola pesa 104 grammi e costa 11,90 euro, mentre le sampler pesano 49 grammi e costano 2,65 euro. Allora, ci conviene assolutissimamente comprare in questo ordine le candele in giarra grande, le sampler, le candele in giarra media e le candele in giarra piccola, a meno che non siate delle persone che vi piace cambiare molto la candela, perché un giorno preferite accendere un tipo di candela, un altro giorno preferite accendere un'altra candela. Io vi consiglio comunque le sampler e non le candele in giarra piccola, perché sono quelle che oggettivamente costano di più. Ovviamente è ovvio che, insomma, ai produttori conviene, perché sanno che si tende a comprare maggiormente quelle, perché come estetica e come prezzo tendiamo ad essere più attratti da quel formato, e anche per il prezzo, perché magari un conto vediamo 29,90 euro e nella nostra testa sono 30 euro, un conto che vediamo 11,90 euro, comunque molto di meno, e quindi tendiamo ad acquistare di più le candele in giarra piccola. Ecco, se allora a questo punto ci piace cambiare, una cosa che io vi posso consigliare sono le sampler quanto riguarda il prezzo, anche perché i contenitori delle sampler partono da 2,45 euro. Poi, se non vogliamo magari comprare appunto un contenitore per le sampler, ci basterà un qualsiasi altro contenitore che abbiamo a casa, che abbiamo utilizzato per altre candele. Quindi, ricapitolando, questa è tutta quanta la mia collezione di candele. Ragazzi e ragazze, il mio video termina qui, non mi dilungo oltre. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, mettete like se questo video vi è piaciuto, e io nel frattempo, come al mio solito, vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!